troviamo nella Biblioteca Statale annessa al Monumento Nazionale di Farfa, una biblioteca inquadrata nel sistema bibliotecario nazionale, ma che affonda le sue origini nella storia, diciamo, gloriosa di questa abbazia, soprattutto quando già nel secolo VIII, sotto l'abate Alano, si costituì anche in questa abbazia lo scriptorium, proprio appunto delle abbazie medievali, con i monaci amanuensi che ricopiavano le opere dell'antichità, soprattutto classica, e comunque producevano anche opere riguardanti soprattutto quelle materie che erano studiate dai monaci e da coloro che frequentavano le scuole monastiche. Scriptorium che ebbe poi il suo massimo sviluppo nel secolo XI sotto l'abate Ugo I e che usò una scrittura caratteristica proprio di questo scriptorium e che è classificata dai paleografi come scrittura romanesca farfense. Per intenderci, ecco, una specie di corsivo che aveva fondamentalmente i caratteri della scrittura romanesca. Molti codici sono stati prodotti in questo scriptorium, purtroppo ne restano pochi, soprattutto uno che ha un particolare rilievo ed è proprio dell'XI secolo, si tratta di un innario in cui c'è una miniatura in cui si ravvisa quella che è la prima immagine della Madonna di Farfa, a cui appunto l'abbazia è stata dedicata. Poi ci furono certamente gli sviluppi successivi, per cui troviamo in questa biblioteca anche inconaboli cinquecentine e opere pregevoli dei secoli successivi, fino ad arrivare agli aggiornamenti attuali che richiedono ormai, per la mole del materiale librario depositato, anche un ampliamento della biblioteca stessa, che è quasi ultimato, e un riordine di tutto il materiale librario. La cosa interessante è che questo patrimonio noi non lo custodiamo solamente come un cimelio, ecco, di qualcosa che ci viene dal passato, ma lo rendiamo disponibili non solo a studiosi, ma anche gli studenti, molti giovani vengono, e per approfondire alcune materie che loro interessano e anche per le tesi di laurea che vengono anche seguiti questi giovani nei loro studi. E poi la sala espositiva dove ci troviamo in questo momento raccoglie le opere più significative e viene resa accessibile anche al pubblico attraverso visite guidate organizzate. Organizziamo pure per le scolaresche dei laboratori di scrittura che si sono un po' interrotti per la pandemia, ma che certamente presto rifioriranno.